questi sono due ski lift o montasmotino, pomano, non ne vedo pomanzi, non lo so. Comunque, dal momento che le due stazioni non sono affiancate, immagino che non siano stati fatti lo stesso anno, anche perché sì, i sostegni sono un po' diversi. I sostegni sì, sono diversi, quindi immagino che sì, siano stati fatti separatamente. La linea è molto simile. Oh, un traino vuoto! Ah, sono lunghi fin là in cima. Basta quanta strada che c'è da fare. Vabbè. Vediamo se si riesce a leggere. C'è un cartello, ma non c'è scritto. Non si riesce a leggere. C'è un marchio, ma io non lo conosco. Purtroppo su questi impianti francesi sono abbastanza ignorante. Un po' colpa anche di sti ski lift che sono tutti uguali, perché ci sono tanti costruttori, c'è Montagnier, Montasmotino, Pomat, altri non lo so, sono tutti uguali, tutti identici. Quindi capite che fa un po' fatica a capire il costruttore, a meno che uno non li conosca proprio a menadito. Però effettivamente, cioè, questa cosa di variare il diametro delle pulegge in base all'angolo di curvatura è una cosa geniale dal punto di vista della filiera produttiva, perché va bene, ok, le pulegge di diametro diverso vanno prodotte, però in questo modo i bilancieri possono essere tutti identici, non c'è bisogno di cambiare nulla. Per qua perché ce ne sono due? Era previsto che una puleggia andasse su a caso di molta neve? Boh. Però è geniale perché non c'è bisogno di produrre diversi tipi di ruliera, 4, 6, 8, 10, 12. Invece così è... e produci un tipo solo che va bene per tutti i sostegni. Ci, poi in realtà bisogna vedere che cosa è peggio, perché in realtà è molto probabile che le ruliere di diversa lunghezza in realtà siano semplicemente dei pezzi tutti uguali assemblati, semplicemente se ne assemblano 2, 3 o 4, 6, quelli che si vogliono, e invece qui le puleggia vanno per forza prodotte con macchine diverse, perché non credo che i pezzi di una puleggia di un certo diametro si possano adattare ad altri tipi. Quindi no, in realtà mi rimangio quello che ho detto, probabilmente non è un sistema che ha molto senso. Del resto, poniamoci una domanda: da quanti anni non si producono più questi tipi di impianti? Parecchi, ci sarà un motivo. Anche perché questi ski lift qui sono ancora gli ultimi, sono ancora le ultime testimonianze dello scopo con cui nacque l'ammorsamento automatico, perché oggi noi siamo abituati a considerare l'ammorsamento automatico come una opzione per gli impianti più frequentati, quindi con alte portate, alte velocità, ma in realtà l'ammorsamento automatico quando nacque del Vori, bella roba strana, quando nacque ai suoi albori non nacque per gli impianti più frequentati con alte portate, al contrario, nacque per gli impianti meno frequentati, proprio per questa possibilità che aveva di mandare in linea veicoli solo all'occorrenza e quindi di poter girare con la linea vuota in caso di bassa affluenza. Non solo, i primi ammorsamenti automatici avevano portate decisamente basse. La vecchia cabinovia dall'Abetone, che era del 74, non aveva il girostazione, non aveva il distanziatore, era tutto manuale, aveva una portata ridicola,
qualche centinaio di persone all'ora, scontate che una seggiovia vi posto ne fa 1200. Insomma, fate, tirate voi le vostre considerazioni. Ecco, questi ski lift qui ancora sono una testimonianza di questa idea che vi era una volta dell'ammorsamento automatico. Del resto non è che gli ski lift ad ammorsamento fisso siano più veloci di questi, né abbiano portate più alte, anzi, io direi il contrario. Mi allontano un po' qui dalla signora che sta lavorando. Certo che potevano fare il piattello un po' più largo a questi ski lift, perché così piccolo tira la stessa forza su un'area molto più piccola, diciamo che si sente molto di più.